Ringrazio molto dell'invito che mi è stato rivolto, perché mi consente di riflettere, ci consente di riflettere su un ciclo di affreschi, su un'opera d'arte, che sta all'origine, per molti aspetti, del pensiero attorno al tema del buon governo e al principio del bene comune. Sono immagini quelle che Ambrogio Lorenzetti dipinse nel Palazzo Pubblico di Siena tra il 1338 e il 1339, che hanno avuto e hanno una circolazione strepitosa e, come dicono i semiologi con le loro parole un po' astruse, molto desemantizzata, cioè sono prese via via come copertine di libri che trattano, ad esempio, della dottrina sociale della Chiesa, il compendio della dottrina sociale della Chiesa come copertina il buon governo e il mal governo, ahimè, ma lì c'è solo il buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Ma immagini sugli effetti, li vedremo dopo, del buon governo, li tiene dietro, non so a che titolo, anche l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, ad esempio. Dunque, Luigi Einaudi, quando pubblicò un bellissimo libro di raccolta di suoi scritti dalla Terza negli anni 50, intitolato appunto Il buon governo, beh, in copertina mise le immagini di Lorenzetti. In un incontro che si intitola All'abitare la storia, io vorrei invece ricondurre quelle immagini a quella cultura, a quel momento edificante e edificatorio di un nuovo ordine politico e morale che fu appunto la civiltà dei comuni. E via via vorrei interrogarmi su che cosa suggeriscono queste immagini anche a noi, però stando alla larga dalla tentazione, che l'allusione c'è nel titolo, ma mi terrò un po' a distanza, di una facile attualizzazione. Perché in realtà sia le tecniche del buon governo e soprattutto i principi che devono starne alla base per attingere il bene comune, come ce li presenta Ambrogio Lorenzetti nella metà del XIV secolo, beh, ci parlano di un messaggio, ovviamente, e di una tematica che per certi aspetti persiste, ma che noi dobbiamo cogliere nella sua specificità e misurare la distanza che ci separa da quegli anni. Anni che videro nascere, non solo a Siena, non solo in Toscana, una pittura pensata per rispondere alle esigenze della politica. Un'arte che si prefiggeva di instillare i fondamenti di un'etica civica, come è stato scritto. E come tale noi il buon governo, sia nella parte allegorica che nella parte narrativa, lo dobbiamo, tra virgolette, leggere. Vedete, nella sala che si chiamava Sala dei Nove, perché ci si riunivano i nove che governavano la città, e che poi è stata chiamata Sala della Pace dall'allegoria, la fanciulla in bianco che vediamo al centro reclinata dell'affresco, dove sono appunto raffigurate, impersonificate le allegorie, le virtù che devono stare alla base del buon governo. Si entrava da quella porta ora murata, grigia, e ci si trovava subito, si può far vedere la scritta se ci si fa, a leggere una scritta che è fondamentale per capire l'affresco. Ovviamente la cultura idealistica, come ha fatto con la commedia, anche per il buon governo ha raccomandato di soprattutto guardare gli aspetti artisticamente più rilevanti, ma sarebbe un errore. Il buon governo va letto e guardato. E la parte allegorica non è un appesantimento di sciarade, come disse Bernard Berenson,
di cose elucubrate e complicate o di figure misteriose, un po' come quelle che incontriamo in tanti passi della Divina Commedia, rispetto alla parte narrativa che vedremo dopo sugli effetti, ma va vista nel suo insieme, perché solo la parte dottrinaria ci rende anche ragione di quello che vediamo dopo. Questa scritta straordinaria, perché è estremamente pregnante. Ovviamente i turisti che arrivano non credo che siano in molti a leggerla. Vale la pena, non la leggerò tutta, se no consumo tutti i minuti che ho a disposizione, ma almeno l'attacco va avuto ben presente. Questa santa virtù, laddove regge, induce ad unità gli animi molti e questi, a ciò ricolti, un ben comun per lor Signor si fanno. Fermiamoci pure ai primi quattro versi. La santa virtù è la virtù della giustizia, e noi vedremo più tardi, che è in alto sulla sinistra dell'affresco, che è considerata da Lorenzetti, e non solo da Lorenzetti traduce questo in pittura, ma tutto dal pensiero che circolava allora, e che era un pensiero in parte di origine tomistica, in massima parte, ma che era poi popolarizzato soprattutto dai predicatori che ne avevano fatto qualche cosa di similante ad un catechismo quotidiano. Noi leggeremo alcuni passi, ad esempio di Remigio de Girolami, che giustamente è considerato il divulgatore a cui forse Ambrogio si riferiva. Questa santa virtù, la giustizia dunque ha un attributo di santità, dove regge questa santa virtù induce ad unità gli animi molti, sottolineerei molto, parecchio, il molti, perché con il buon governo e con il bene comune che sta alla base del buon governo, della città costruita con questi criteri, nasce nella nostra cultura politica per la prima volta l'idea di un governo di molti e di un governo per molti, cioè di un governo che, non diciamo democratico, la parola sarebbe di un terribile anacronismo, ma di un governo che trovi la sua legittimazione anche in un consenso espresso dai molti, e questi molti, a ciò raccolti proprio per conseguire la giustizia e i fini che gli sono propri, un ben comun per lor Signor si fanno, eleggono al loro Signore un ben comun, un bene comune. E qui ovviamente è nato un dibattito, possiamo farlo vedere questo Signore e il bene comune, un dibattito enorme, la bibliografia è immensa, io scelgo l'interpretazione che mi pare più corretta, quella di Maria Monica Donato, perché ecco il punto focale: il bene comune verso il quale si deve tendere e si può tendere avendo scelto la giustizia, su cui poi ci soffermeremo, a base del vivere insieme, è al tempo stesso un principio fondante e una istituzione imperante. Quel Signore è il comune nell'accezione istituzionale che ha la parola, anche se, come sappiamo, non era un'istituzione nel senso attuale del termine. Il comune era un'associazione di persone che si mettevano insieme e appunto mettevano in comune le loro volontà e anche in questo caso le loro capacità di governo, e il bene comune, cioè il principio, diventa istituzione. Il fondamento del governare è anche il principio da rispettare perché l'istituzione abbia legittimità. E nel suo turbante, questo, vedete, il buon governo è, come del resto l'aveva raffigurato Giotto a Firenze, vestito nei panni di un giudice, ecco il rapporto con la giustizia.
Il buon governo è essenzialmente governare la giustizia. Ovviamente governare la giustizia, allora lo sappiamo bene, non significa fare il giudice nell'accezione tribunalesca o giurisdizionale attuale, vuol dire governare semplicemente facendo in modo che i beni siano distribuiti con un certo equilibrio e dunque attraverso tutta una serie di atti e di provvedimenti che consentano circolazione delle élite e consentano un rapporto di consenso con il popolo. Ebbene, con quello che sì, si chiamava il popolo. Il a coronamento, voi non le vedete, comunque ci sono quattro lettere, CSCV, che sono come una comune senarum civitas virginis. Risulta da questa iconografia, si sono un po', si intravedono talune, ecco la C si vede bene, poi c'è una correzione perché ci fu uno sbaglio, insomma questi sono elementi minimi di dettaglio. Da questa iconografia voi avete immediatamente la percezione di due elementi. Da un lato il comune che è un signore che però si legittima in quanto garantisce il bene comune, e cioè è un giudice in atto di governare, esaltazione del governo come elemento essenziale per conseguire il bene comune, che non può essere conseguito se non associandosi insieme e conferendo a un signore, non in termini assolutistici, però in termini di res publica, di governo della res publica, il potere per governare. Però questo comune vestito con i colori che sono anche l'emblema della città, il bianco e il nero, soprattutto se si vede da lontano, ma anche se lo si vede da vicino, assomiglia terribilmente a un padre eterno. L'iconografia del buon governo è l'iconografia di un giudizio universale, di un signore che mentre governa ha alla sinistra, ahimè, i reprobi e alla destra coloro che invece osservano le regole che debbono presiedere al buon governo e che quindi ha un'autorità che al tempo stesso è civile e religiosa. E l'autorità gli deriva dal fatto che osserva i principi della giustizia. Facciamola vedere la giustizia da cui in fondo prende le mosse tutto il discorso, che ora anche questa scritta si legge, il titulus non si legge bene, che è accompagnata da un titulus, ecco almeno la prima parola però è chiara, a cui darei non solo un'importanza fondamentale, ma sul quale voglio fare un'osservazione che non so fino a che punto, la do come ipotesi, sia fondata, ma mi pare essenziale. Diligite, vi si legge, justitiam, qui judicatis terram, amate la giustizia, voi che governate, judicatis, la terra e il mondo. E questo è solo quello che c'è scritto, cioè l'inizio del Liber Sapiens. Però il Liber Sapiens continuava. E io credo che probabilmente chi ha messo questo versetto iniziale pensasse anche al seguito, che è fondamentale per capire il senso del ciclo. Diligite justitiam qui judicatis terram, sentite de domino in bonitate et in simplicitate cordis querite illum. Sentite de domino in bonitate vuol dire sentite il Signore relativamente alla bontà, in bonitate. Ma la bontà a cui ci si riferisce, in bonitate, è una bontà che uno doveva sentire dentro di sé e sentendo, avvertendo la bontà, era anche in grado
di avvertire il senso del fine delle sue azioni, del bonum comune verso il quale il cives, il cittadino, doveva muoversi, il bonum comune che il cittadino doveva avere alla base delle sue azioni. Quindi dedurrei da questo un elemento che a me sembra chiave, cioè il bonum comune, il bene comune, come Lorenzetti poi lo dipingerà negli effetti che stanno a lato nella parete a sinistra di chi entra appunto della sala dei nove, ecco, questo bonum è, prima di essere condiviso dalla comunità che si stava edificando, dalla città che si stava costruendo, prima di essere questo è qualche cosa che uno deve sentire al proprio interno e ricavare da rapporto con il Signore, appunto da una lettura di sé in chiave di meditazione religiosa. Questo è fondamentale per capire come, appunto, quando si dice attualità si dice qualcosa di vero e di non vero, nel senso che sarebbe improprio non vedere che qui il senso della laicità, come oggi lo concepiamo, è ovviamente assai lontano, perché in realtà le virtù civiche non possono che essere fondate, secondo la visione lorenzettiana, sulla base di questo rapporto, che è un rapporto intimo, ma che è un rapporto che fa riferimento al trascendente, e non possono essere trovate in semplicitati cordis. Ma al di là di questo, la giustizia ci dice molte altre cose. Perché? Perché la giustizia è accompagnata da due figure sulle quali anche la letteratura è enorme, per cui io prendo un'interpretazione. Abbiamo lasciato perdere subito quella di sinistra, che è la giustizia distributiva, e secondo appunto la linea della dottrina tomistica, e qui viene ampiamente ripresa e sviluppata, ci soffermiamo invece sulla giustizia commutativa, che è questa rappresentazione che vediamo. L'interpretazione di questo dettaglio è molto varia. A me sembra che si possa dire che l'angelo che cosa dà a questi signori che debbono mettere in essere la giustizia in quanto commutativa, cioè per quanto riguarda lo scambio e la circolazione di beni, non la loro assegnazione, da uno staio. Quello staio, Lorenzetti ricorre spesso a questi strumenti quotidiani per farsi capire, vedremo dopo, la Concordia ad esempio c'ha una pialla che simboleggia l'eguaglianza e simboleggia le pari opportunità, diremmo oggi. Ebbene, questo staio è un'unità di misura che deve consentire la correttezza degli scambi, la correttezza degli scambi nel mercato che allora stava nascendo e stava alimentando le città come comunità nuove, i subiti guadagni di cui parla con tono moralistico di condanna Dante. Dunque c'è l'idea che dall'armamentario dei principi tomistici, delle virtù, così come San Tommaso li presenta nella Summa, che erano a loro volta reinterpretate dai testi aristotelici, c'è l'idea che da questi principi, di origine chiaramente religiosa, biblica, si dovessero ricavare nozioni che, applicate alla vita quotidiana, anche alla vita economica, sarebbero state alla base della giustizia realizzata nella città, nello spazio di libertà e di ricchezza che la città stava presentando rispetto alla cultura precedente. Ora non voglio essere io troppo anacronistico, ma è evidente che qui c'è un'idea di circolazione dei beni
regolata, appunto, e cioè di un mercato e di uno sviluppo economico che debba essere riferito ad una misura, a misure condivise e quindi tali da consentire uno sviluppo armonioso della cultura urbana e della vita nella città. Ma dobbiamo soffermarci su un altro punto e poi accelerare, perché sennò non ce la facciamo a vedere la parte forse più vivace. Quella signora in bianco, che più grande perché più vicina a noi, sta in basso, è la Concordia, e Concordia si legge chiaramente nella pialla simbolo dell'eguaglianza che, di trattamento che si deve avere per chi? Per i cittadini che concordi, e qui c'è un gioco di parole, cum cordibus, legati da un unico sentire, ecco, i 24 governano la città, questi 24 sono gli ottimati, e la corda che parte dalla giustizia, va alla concordia, lega i cittadini, risale poi verso il vegliardo in bianco e nero che è il comune e al tempo stesso il bene comune. Ecco come questa parte allegorica si salda in modo chiarissimo per sottolineare come questi vari momenti del potere, che hanno per fine la costruzione di una città concorde, di una comunità di concordi, di uomini e donne che abbiano un unico sentire e mirino ad un'unica finalità, questi vari principi trovano la loro non solo legittimazione, ma anche la loro possibilità di essere governati e di essere applicati nelle, appunto, in chi rappresenta il governo. E questa è una delle prime volte che questo accade, anzi in pittura senz'altro, cioè il fatto che si voglia sottolineare come per conseguire questi principi, queste finalità, è essenziale il governo, è essenziale la funzione di governo, purché sia accompagnata dalle virtù che, vediamo, gli fanno compagnia: la fede, la carità e la speranza, le tre teologali in alto, non ci possiamo soffermare per ragioni di tempo, e la fortezza, la prudenza, la temperanza e la giustizia in basso. Ogni idealizzazione è comunque vietata. Se voi vedete la giustizia, che è la signora all'estrema destra nostra, la giustizia c'ha in mano una testa di un decapitato e una spada sanguinante. Questo significa che, ecco, molto chiaro questo significa che chi vede questo affresco troppo sottolineando gli aspetti ben percepibili nella parte degli effetti di stupenda e armoniosa convivenza civica, non tiene conto che nell'ideologia che esso esprime si esprimono anche elementi di durezza che sono particolarmente aspri e che non vanno dimenticati. La concordia unisce appetiti che possono essere conflittuali, ma attraverso metodi che non negano la violenza, e la pacificazione, guardiamo pure la pace che sta più qua sulla sinistra e che non a caso, eccola, Lorenzetti colloca al centro dell'affresco. La pace è qualche cosa di più della concordia, perché la pace rappresenta la pacificazione degli appetiti che si realizza dando luogo ad una situazione di piena armonia e quasi ad una situazione contemplativa. Mi piace ricordare un aneddoto. Quando io ero sindaco di Siena, ormai tanti anni fa, mi telefonò un giorno Giorgio La Pira, che a Firenze aveva riunito la sua associazione delle città gemellate, cioè aveva sindaci di Leningrado,
che allora sembrava venissero da un altro mondo, come era vero, e mi disse: guarda, devo venire a Siena perché voglio presentargli una bellissima signora bionda che abita nel tuo palazzo. Io lì per lì non riuscii a realizzare la battuta, mi interrogavo, e in realtà gli voleva presentare la pace come l'aveva dipinta nelle forme classiche, perché questa sembra un'eroina della classicità, Ambrogio Lorenzetti. La pace come culmine di questo affresco. Infatti molti storici dell'arte hanno sottolineato che, seguendo lo sguardo della pace, andiamo pure agli effetti, noi vediamo che cosa? Vediamo gli effetti che scaturiscono da un governo che sia retto da questi principi. E infatti i versi, che prima ho letto nel loro attacco, quel gruppo di versi, finiscono proprio con un'esaltazione della pace. Per questo, con trionfo a lui si danno, con gioia si conferiscono a lui, al comune, che è anche il bene comune, cioè censi, tributi e signorie di terre. E per questo, senza guerre, seguita poi ogni civile effetto. Da questo impianto consegue ogni effetto civile, cioè di reggimento della città, utile, necessario e di diletto. E qui c'è già il tema, appunto, degli effetti che scaturiscono dal buon governo. Io voglio sottolineare una cosa soltanto di questa rappresentazione. Prima di tutto, gli effetti del bene comune impersonato dal Svegliardo, di cui abbiamo molto detto, è evidentemente conseguito in quanto ci sia una convergenza piena di tutti verso il bene comune. Questa è una rappresentazione stupenda di un'etica comunitaria. La città come comunità. Come comunità armonica, e anche in questo ovviamente c'è un certo anacronismo. Noi sappiamo che le città furono anche, oggi molto più di allora forse, città di conflitti, di livelli abissali. Però qui c'è una vena utopica, indubbiamente, nella rappresentazione della Siena di allora, che è realistica, e no, c'è la volontà di sospingere anche i dettagli reali che qui sono raffigurati verso un'aura un po' mitica, utopica, appunto, che è poi chiaramente espressa, facciamo vedere il gruppo danzante, dai nove, il governo dei nove, ecco, che da questo gruppo danzante è come quello verso il quale l'allegoria della pace ci invita a guardare. Ecco, questi nove che danzano. Uno studioso americano, uno straordinario, Skinner, che è uno dei più autorevoli studiosi del Rinascimento, vuole che siano giullari, vuole che siano goliardi e non donne. Io francamente non ci rivedo, ecco, questi giullari. Ma io credo che siano fanciulle, che però creano un grosso problema dal punto di vista dell'interpretazione artistica, perché nelle norme che allora erano in vigore era vietato fare schiamazzi, suonare, ballare per le strade, se non in momenti eccezionali. Ora che sia stato rappresentato proprio qualche cosa di regolare e difficile, allora dobbiamo dire che sia per la scala, che molto, sono figure molto più grandi delle altre, sia per l'eccezionalità dell'evento, questa è niente più che un'allegoria. Un'allegoria anch'essa, come allegorie erano quelle di prima, dell'armonia civica. Ed è un'altra cosa molto importante, secondo me, che tutto questo avviene, slarghiamo verso destra, in una situazione nella quale, ecco, dalla campagna arrivano i beni e si mercanteggia, e lo studio, ecco l'insegnante che vediamo sullo sfondo, lo studio, l'università, la trasmissione del sapere, ecco, fermiamoci qui, bellissima questo dettaglio, avviene in uno spazio aperto nel quale l'intreccio tra la trasmissione del sapere, della dottrina e lo scambio mercantile e anche
la vita di ogni giorno, più qua c'è una ragazza che va a sposarsi, che viene portata a un matrimonio sulla sinistra. Ecco, tutto questo ha un intreccio indistricabile, a testimonianza che questo momento fondante della cultura comunale, il che significa poi della cultura delle città europee per come si è trasmessa, eccola, la ragazza sul cavallo bianco che va probabilmente viene condotta al matrimonio, tutto questo si intreccia, si configura come un insieme di atti e di fatti che sono immediatamente riconducibili all'esperienza quotidiana e che non stabiliscono separazioni. C'è il muratore sul tetto che lavora, c'è chi è affacciato al davanzale a vedere tutto, c'è l'insegnante appunto sotto il loggiato che insegna agli scolari, agli studenti, c'è dunque un insieme, ecco, di atti che fanno la comunità. Ma, e questo vorrei sottolineare perché spesse volte non viene detto abbastanza, questa città, ecco, guardiamo la separazione delle mura, questa città che viene edificata come spazio di libertà è rigorosamente separata dal resto di quel mondo. Guardate in alto quell'angelo della morte, quasi dagli aspetti quasi di un po' spettrali, insomma, grotteschi, ecco, è in alto, ecco, che fa un po' il paio con la giustizia che abbiamo visto prima, che mostra la sagoma di un impiccato, è la securitas, la sicurezza che però aleggia dove? Aleggia nel contado, nello spazio cioè che separato dalla città era uno spazio dominato dalla violenza, dalla sopraffazione ed era anche uno spazio dello sfruttamento delle ricchezze, lo spazio dal quale la città traeva il suo alimento. Dunque in questo affresco, senza dilatarlo ad una lettura troppo ideologica, però non si può non dire che non venga rappresentato anche il capitalismo nella sua insorgenza prima, come elemento che separa città e campagna, come elemento che costruisce la sicurezza in uno spazio certo regolato, ma anche separato, uno spazio comunitario che diventa anche, non lo diciamo con tono moralistico, uno spazio di privilegio. L'allegoria del malgoverno è specularmente oppositiva a quella del buon governo. È molto malandata anche perché nel 700-800 c'erano gli scaffali di un tribunale che hanno contribuito a rovinare questo affresco in un'unica parete, rovescia l'allegoria del malgoverno, forse la Siena di allora era più vicina a questa parete che all'altra, ma insomma questo è un altro discorso, e infatti le virtù che qui vediamo sono sostituite dai vizi, il signore in bianco e nero diventa un tiranno, tirannide si legge, ecco, in questo signore dallo sguardo strabico, cornuto come un diavolo, che rovescia la figura solenne del bene comune che abbiamo visto prima. E da questo punto di vista credo sia importante però notare, come hanno fatto storici delle dottrine politiche assai attenti, una cosa che è nuovissima: per la prima volta il contrario del buon governo e del bene comune è un regime politico, la tirannide. Il malgoverno non è solo malgoverno, è tirannide. E la tirannide viene rappresentata come un regime assolutistico nel quale appunto
crudelitas, prodizio, il tradimento, la fraus, la frode, il furor e la divisio, soprattutto la divisione. Ecco, furor, la divisio con la sega che appunto divide, anche questo un oggetto di tutti i giorni come la pialla, modo la gente capiva perché c'era una funzione pedagogica chiarissima in tutto questo. La divisio crea le condizioni di una perenne, inevitabile disarmonia. Laddove sta legata la giustizia, guardiamola in basso, la giustizia così compressa e ridotta all'impotenza, eccola, laddove, eccola là, sta legata la giustizia, nessuno al ben comun giammai s'accorda. Beh, che ha scritto verso è stato bravissimo, perché ha ripreso il tema della concordia e del disaccordo, non concordare, no? Ha usato la corda qui per legare la giustizia anziché per affratellare i cittadini verso un unico fine, e nessuno al ben comune giammai s'accorda, nessuno insieme contribuisce a costruire il bene comune. San Bernardino, in una delle sue straordinarie prediche fatte nel campo, dirà in modo emblematico che la città ideale è la città in cui tutti tirano al bene comune unitamente. In quel tirare c'era sicuramente la memoria della corda. Ho spesse volte fatto riferimento in queste brevi considerazioni al principio del bene comune, e su alcune riflessioni a proposito del bene comune vorrei chiudere, lasciando ora, se non sullo sfondo, l'affresco da cui abbiamo preso le mosse. Noi sappiamo che l'opposizione tra bonum publicum, tra bene comune, anzi bonum comune, e bene proprio è un leitmotiv, è un motivo ricorrente non solo nella dottrina cristiana. E mi viene fatto di citare come uno dei primi testimoni, come una voce che testimonia una lettura calzantissima dell'allegoria che abbiamo visto, dell'affresco che abbiamo visto, Santa Caterina da Siena, la quale a Messer Andreasso Cavalcabuoni scrive: e non avendo l'occhio a sé che governa, non l'avrà mai sopra la città attuale della quale fosse fatto signore, e però non guarda al bene universale e comune di tutta la città, ma solo a sé medesimo, o al bene particolare, il quale è per proprio suo piacere e utilità che ne torni a lui medesimo. Questa opposizione, come dice Santa Caterina, tra bene universale e comune, perché il bene è comune in quanto è universale, in quanto è valido per tutti e da tutti condiviso, e bene particolare, bene egoistico, amor proprio, per dirla in altri termini, è, come si sa, un motivo ricorrente, fondante della stessa dottrina sociale della Chiesa, e è replicato via via nei secoli, però con riflessioni che non recenti, e su queste davvero voglio terminare le mie considerazioni, che ci creano anche non pochi interrogativi. Il cardinale Martini, con la sua grande capacità di semplificare, in una conferenza sul bene comune esordì tempo addietro con parole molto semplici. Bene, disse, significa il complesso delle cose desiderate che vorremmo augurare a noi e alle persone care. Non si può dire in modo più semplice.
E però aggiunse, comune, da che cosa deriva questa parola? E ha avuto una fortuna, come sappiamo, piuttosto consistente. Deriva da cum munus, e cioè dal compiere un munus, un dovere, un compito insieme, cum munus. Il bene comune consiste dunque nel predisporre, e gli disse, le condizioni sociali e civili necessarie per lo sviluppo della città, interpretando la città come Ambrogio, come uno spazio concreto ideale, come una comunità. Ecco, in questa interpretazione il bene comune è qualche cosa di oggettivo, di oggettivabile, che si riferisce non esclusivamente, ma direi in maniera prevalente alle condizioni concrete, materiali, mi scuso di questo aggettivo, ma ci intendiamo e voglio dire, che permettono lo sviluppo di una comunità, di una città, e lo permettono a tutti, a chi crede e a chi non crede, al cristiano e al non cristiano, a chi è ateo e a chi è musulmano. Cioè è qualche cosa che viene, è un principio che subisce un processo di laicizzazione che evidentemente consente di non essere ricondotto esattamente a quegli elementi teologici, tomistici, che erano ben presenti al grande Ambrogio Lorenzetti. E cioè il bene comune, oggi, la nozione di bene comune, pur serbando il suo fascino e la forza di un invito all'armonia, alla reciproca comprensione, a fare insieme i doveri che sono propri di una comunità, cum munus, e può non tener presente che essa deve risultare da un confronto, da un dialogo aperto con chi parte da premesse teoriche, ma anche ideali, di fede totalmente diverse o quantomeno o lontane, più o meno affini a quelle che derivano dall'impianto dottrinario cristiano. E credo cioè che il bene debba essere sempre più confrontato con un panorama difficile, pluralistico, e per fare questo dovvalga molto una riflessione che in una bellissima conferenza sul bene comune fece qualche tempo fa Angelo Scola, richiamandosi a Jacques Maritain e ad una pagina famosissima di Maritain del 47, nella quale interrogando sul bene comune egli disse e sottolineò che per raggiungerlo, per declinarlo in termini contemporanei, era necessario fare appello all'azione di, virgolette, pensiero comune pratico. Cioè non di qualcosa di oggettivamente dato, per un cristiano può esserlo, ma non per tutti, e di oggettivamente ricavabile, deducibile da testi e principi codificati, ma piuttosto qualche cosa da costruire attraverso un sano pluralismo, attraverso la capacità di ascolto reciproco che prescinde, sono parole sempre del cardinale, da visioni sostantive della vita. Voglio citare questo, mi pare molto pregnante. L'ambito politico non necessita, per essere in buona salute, del consenso totale, assai utile, visioni sostantive della vita. Ma visioni sostantive della vita, certo, perché poi ci si può interrogare chi è che può statuire il bene comune, chi è che può definirlo, diciamo, una volta per tutte come principio sul quale far camminare il nostro stare insieme. Le comunità di oggi non sono la città recintata di Ambrogio Lorenzetti. Il mercato non ha per regole lo staio
che tutti accettano come unità di misura. I venti della globalizzazione hanno squassato del tutto quelle sicurezze antiche. Schumpeter, in un classico, in un'opera classica, nelle pagine proprio nel comune, ha scritto qualche cosa di, a mio parere, di imprescindibile. Nonostante una declinazione più mondana e consapevole della necessità di per un accordo tra visioni diverse, il concetto di bene comune non è riconducibile ad un unico significato valido per tutti. E, quand'anche si dimostrasse accettabile a tutti, non implicherebbe risposte egualmente definite a singoli problemi. E allora, per ottenerlo, certo, l'idea di città e di comunità e di bene comune incarnato che ci ha presentato Lorenzetti produce un fascino ed è un riferimento che non teme i secoli, ha resistito, anzi, ai secoli. Ma leggendola oggi, leggendola e guardandola, dobbiamo aver ben presente che quel concetto mito è fondamentalmente, per dirla con Kant, un'idea regolativa. Un'idea, cioè, che ci sollecita a convergenze, fronti nel rispetto delle distanze e delle differenze. L'obiettivo, certo, è rimasto uguale, cioè un obiettivo di grande volontà costruttiva. L'obiettivo, cioè, di costruire uno spazio pubblico dei diritti, diciamo pure dei diritti fondamentali, di soddisfare le domande di libertà e di dignità di ogni uomo e di ogni donna. E possiamo concludere proprio con i versi di un altro cartiglio che si legge nella parete affrescata da Ambrogio Lorenzetti: senza paura ogni uomo franco cammini e lavorando semini ciascuno, mentre che tal comuno, che questo comune, che era il bene e l'istituzione, manterrà questa donna, la giustizia, in signoria, che l'ha levata a rei ogni balia, che ha tolto ai rei ogni potere di comando e di interdizione. Grazie.